Nella scuola ci sono bambini con bisogni speciali e a loro deve essere dedicata una particolare attenzione. Avere un bisogno educativo speciale non vuol dire essere un bambino diverso, avere una disabilità, avere un handicap. Talvolta il bisogno speciale nasce in una situazione di contesto. È proprio all'interno di queste situazioni che talvolta i bambini sviluppano dei bisogni, delle problematiche che all'interno della scuola richiedono di essere trattate con delle competenze specifiche. Nel progetto Leggere per Crescere è stata promossa un'esperienza pilota che ha visto coinvolti 70 insegnanti nelle aree scolastiche di Verona e provincia. Questo filone rientra all'interno di un'area di responsabilità sociale di GSK, un progetto straordinario iniziato nel 2001 che ha dato veramente grandi frutti. E proprio questo filone, tutti diversi, tutti uguali, mira a far emergere le difficoltà che oggi molti bambini trovano all'interno del mondo scolastico e rispetto alla quale il sistema scolastico forse non è ancora pronto ad affrontare o non ha gli strumenti. Noi proviamo a fornire questi strumenti, aiutiamo a creare un modello virtuoso di collaborazione tra il mondo della scuola, quindi questi 70 insegnanti che abbiamo il piacere di ospitare qua oggi, i pediatri che rappresentano un altro dei pilastri nella gestione del mondo dell'infanzia e l'accademia che ci permette di trovare strumenti replicabili e modelli pratici per fornire aiuto agli insegnanti. Con il progetto Tutti Diversi, Tutti Uguali si vuole abbattere lo stigma della diversità e non solo. Se per diversità si intende qualcosa di negativo, se per diversità si intende la specificità e l'apporto che ciascuno può dare alla comunità, beh, questo può diventare una risorsa. Allora trovare le vie perché ciascuno possa dare quello che può dare nella sua autonomia ed essere veramente se stesso è molto importante. La lettura, la narrazione, il racconto, la parola, in altre parole, sono una risorsa fondamentale perché ciascuno possa trovare se stesso e restituire alla comunità civile ed educativa quello che giustamente deve aver ricevuto. Essere insieme per trovare una strada comune che dia a ciascuno la possibilità di essere se stesso, credo che questo sia il compito della scuola. Tutti diversi, tutti uguali. È coerente questo progetto con gli obiettivi dello SVENTI di miglioramento della salute dei piccoli nell'identificazione soprattutto di tutti i bisogni, chiamiamoli bisogni speciali, che si intendono sia in termini fisici ma anche sociali, relazionali.